28esima edizione della guida dei tre bicchieri del Gambero Rosso. Siamo nei saloni del Golden Palace, dove è stata presentata la guida e che ancora una volta ha sancito la vittoria dei vini piemontesi. Ben 76 i vini del Piemonte che hanno ottenuto i tre bicchieri, al secondo posto la Toscana, al terzo il Veneto. L'azienda Monchiero Carbone, dove siete? Noi siamo a Canale, nel Roero, quindi siamo anche azienda qui vicino a Torino, perché siamo a una quarantina, cinquantina di chilometri. I tre bicchieri per cosa li avete presi? Per il nostro Roero Riserva Printi, annata 2010. Di quanto ne producete? Allora, sono 6.000 bottiglie annue, perché comunque è un vigneto singolo, quindi una piccola produzione. In Piemonte, Barbaresco, Cadelbaio, tre bicchieri nel 2010. Intanto, dove siete esattamente? Noi ci troviamo a Treso, che è uno dei tre paesi della zona del Barbaresco. Tuttavia il Barbaresco che ha preso i tre bicchieri è un vigneto proprio del paese di Barbaresco, nel Cru Pora. La nostra azienda ha quattro cru, due sono intorno all'azienda, quindi nel paese di Treso, che sono il Valle Grande e il Marcarini, e il Pora è proprio nel paese, nel cuore del paese di Barbaresco. E il Pora insieme all'Asilia sono gli altri due cru che vinifichiamo. Quinto anno per la Rustia, azienda Orsolani. Ma come mai questi tre bicchieri continuano a insistere su di voi? Beh, voglio pensare che insistano perché il vino piace e quindi esca fuori nelle degustazioni alla cieca come un bianco che si merita i tre bicchieri. È effettivamente il quinto anno e non è poco, tenuto conto che si sta parlando di un'erbaluce, si sta parlando di un bianco, quindi non è sicuramente un blasonato Barolo, un blasonato Barbaresco. Azienda Ferghettina, un tre bicchieri per un Franciacorta. Esattamente, è stato riconfermato il tre bicchieri dell'anno scorso con la Riserva 33 2006, quest'anno invece in degustazione Riserva 33 2007, nuovamente tre bicchieri. Qual è la caratteristica del vino premiato quest'anno? È una base di 100% Chardonnay, fatto con il 33% dello Chardonnay che entra nel Satin, 33% di Chardonnay con cui si fa il 1000D e 33% di Chardonnay con cui si fa l'Extra Brut, tre prodotti millesimati di casa Ferghettina. Siamo in Sardegna, un'azienda, un Cannonau che ha ottenuto i tre bicchieri, voi intanto di dove siete? Noi siamo di Serdiana in provincia di Cagliari. L'azienda? Azienda Pala, di Mario Pala e figli, dal 1953. La produzione? Produzione 450.000 bottiglie. Che cos'è di particolare questo Cannonau che ha ottenuto i tre bicchieri? Cannonau nostro è un Cannonau che punta molto all'eleganza, quindi una grande struttura, però accompagnata da una ottima bevibilità. Toscana, un Chianti tre bicchieri, intanto l'azienda è che tipo di Chianti è? Allora, l'azienda è il Castello di Vicchiomaggio, siamo a Greve in Chianti e questa è una gran selezione del 2010, un 100% sangiovese. La produzione complessiva dell'azienda? Allora, siamo intorno ai 250.000 bottiglie annue e di questa gran selezione produciamo all'incirca 7.000-8.000 bottiglie annue. Azienda Mauro Veglio, Barolo, avete ottenuto i tre bicchieri, ma l'azienda dov'è? L'azienda si trova alla Morra e il Barolo di questo vigneto, il vigneto di questo Barolo, l'Arborina, è tipicamente un vigneto di La Morra, molto fine, molto elegante. È molto raffinato. Verdicchio Umani Ronchi, siamo nelle Marche, tanto le caratteristiche di questo verdicchio. Allora, questo è un cru ottenuto da un vecchio vigneto di 43 anni, nasce a Monte Carotto in un microclima caratterizzato da terreni argillosi e un vigneto esposto a est a 200 metri di altitudine, completamente assolato, quindi caratteri che danno poi al vino molta struttura e quindi l'affinamento del vino viene fatto semplicemente in cemento e in acciaio per un anno e poi 6-8 mesi di bottiglia. Cantina Valpolicella Negrar, il premiato, un Amarone del 2008. Sì, Amarone 2008, Vigneti di San Rocco. Fa parte della confezione delle 5 espressioni che abbiamo fatto negli ultimi anni e sta a indicare, rappresenta la tipicità del territorio della Valpolicella.